Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho intenzione di mostrarvi quelle che sono state le mie ultime scoperte in ambito beauty, quindi make-up, capelli, cura del corpo, eccetera, eccetera. Sono prodotti che in alcuni casi vi ho già mostrato, quindi già conoscete, però ci tenevo a metterli in questo video. In altri casi invece non vi ho ancora parlato, oppure ci sono anche prodotti che sono stati riscoperti, ma di cui voglio parlarvi un po' in maniera approfondita e che mi sento di consigliarvi. Direi di partire subito dal primo prodotto, perché so che mi chiederete che rossetto indosso in questo video e quindi vi parlo di questa scoperta che in realtà non è una scoperta ma un prodotto riscoperto, e ora vi spiego come mai. Si tratta di questo matitone matte di NARS, questo è nella colorazione Dragon Girl ed è un bellissimo rosso, come potete vedere. È un rosso particolare che tende un po' al fragola ed è un colore veramente stupendo. L'ho utilizzato soprattutto nel periodo di Natale, e mi sono ritrovata ad accantonarlo perché non riuscivo più a temperarlo. Essendo un matitone, questo va temperato, non è di quelli automatici che si gira qua sotto ed esce la mina. Va temperato e io sono diventata matta nel cercare un temperino per questo matitone, perché tutti quelli che ho io sono troppo piccoli. Nonostante abbiano la fessura grande oltre a quella piccola, era comunque troppo piccola per questo matitone. Sono capitata un giorno ad Arese, e all'interno del negozio Sephora ho visto lo stand di NARS e mi è venuta in mente questa cosa e ho detto: sicuramente un temperino NARS potrebbe fare al caso mio, e effettivamente l'ho comprato. Eccolo qua, è molto carino perché la confezione richiama molto le confezioni di NARS, quindi opache, morbidine, ha la fessura piccola, la fessura grande, si apre, eccetera. Però mannaggia, NARS, 7,50 euro questo temperino. Ne avevo bisogno e quindi l'ho acquistato, però 7,50 euro secondo me sono un tantino alti. Tornando a noi, mi sento di straconsigliarvelo perché è molto confortevole sulle labbra, io non lo sento nemmeno e ho applicato anche una matita contorno labbra. Ha una texture piacevolissima, appunto non secca le labbra, è molto scorrevole nonostante sia opaco, è veramente un prodotto fantastico, anche poi per quanto riguarda la colorazione e la durata, perché dura veramente molto, non tanto quanto una tinta per labbra, ovviamente, però è un ottimo rossetto opaco. Rimaniamo in tema prodotti per labbra. Altri prodotti che mi sento di consigliarvi sono queste tinte di Mulac. Io ho ricevuto tanto tempo fa, quando sono uscite le prime tinte di Mulac, le ho ricevute subito. Non mi sono trovata bene. Perché? Perché alcune colorazioni creavano subito questa linea bianca bruttissima qui, soprattutto quelle chiare, quindi non mi ci sono mai trovata bene. Poi però ho ricevuto qualche mese fa le nuove colorazioni, c'è anche quella aranciata e quella marrone, e queste sono però le mie due preferite, adesso ve le swatcho, e non ho constatato questo problema, tant'è che infatti ho scoperto che le tinte di Mulac sono state riformulate completamente rispetto a quando sono state lanciate. Adesso non creano più questo problema, sono dei prodotti fantastici, sono le tinte labbra migliori che io abbia mai provato. Le colorazioni che io preferisco sono Fancy, che è questo rosa antico, un po' scuretto, eccolo qua. Hanno poi una pigmentazione pazzesca e mi piace tantissimo anche l'applicatore, perché riesco ad essere precisa anche per quanto riguarda il contorno labbra senza la necessità di utilizzare una matita, cosa che non è scontata per quanto riguarda le tinte per labbra. E poi c'è questo che si chiama Charm o Charm ed è invece un colore un pochettino più aranciato ed è pazzesco, eccolo qua. È bellissimo, è un colore, non è un arancio, però ha quella punta di arancio all'interno che veramente rende questa tinta molto particolare. Poi sulle labbra è ancora più bella di quello che vedete qui. Insomma, queste sono le mie colorazioni preferite. Poi, per quanto riguarda le labbra, non abbiamo più nulla, passiamo alle ciglia. Lo sapete, il mio mascara top dell'ultimo periodo è di Mesauda ed è il Lash Infinity. Lo vedete praticamente in ogni video perché lo utilizzo sempre. Ha uno scovolino diverso rispetto a quelli che ho sempre utilizzato di solito, l'ho detto anche altre volte. Io ho sempre utilizzato scovolini molto grandi, avendo le ciglia lunghe di mio, ho sempre pensato che quelli fossero quelli più adatti a me. In realtà, ultimamente sto constatando il contrario, al di là del fatto che più è grande lo scovolino, più c'è il rischio di sporcarsi la palpebra, quindi di rovinare il trucco, eccetera, eccetera. Però mi sto trovando benissimo con questo scovolino, che è decisamente più piccolo perché ha le setole molto più corte. È uno scovolino un pochino flessibile, è uno scovolino in silicone e ha questi dentini piccolissimi che catturano veramente anche le ciglia più piccole, sia all'angolo interno che quelle all'angolo esterno, che magari ogni tanto scappano via e quindi
vanno un po' per i fatti loro. Poi passiamo a prodotti per il viso, anzi no, un altro prodotto per quanto riguarda gli occhi, ed è un eyeliner, questo è di NYX ed è l'Epic Ink Liner. E lo adoro perché è la copia economica dell'eyeliner di Kat Von D che possiedo, che ho già provato, ed è per questo che posso dirvi che è la copia economica, perché è veramente identico per quanto riguarda l'applicatore, quindi un sacco di setoline sottili che formano la punta dell'eyeliner, quindi non ha una punta in feltro, ha un tratto sottile, preciso, non sbava, nero, veramente nerissimo, a differenza di quello di Kat Von D, che adoro, amo tantissimo, perché tra l'altro è anche resistente all'acqua come anche questo, però non è nero quanto quello di NYX, non è così intenso, è un nero che tende ad essere un pochettino sbiadito, ed è un peccato perché è un eyeliner fantastico. Per quanto riguarda l'applicazione, io penso che sia il migliore che io abbia mai provato, perché è il più semplice proprio da applicare, nonostante la punta sia abbastanza flessibile. Quando l'ho visto la prima volta ho pensato, ok, qui verrà fuori un disastro perché è molto flessibile, in realtà no, perché appena lo appoggiate crea subito la linea, quindi basta semplicemente appoggiarlo, spostarlo e la linea si crea da sola. Lo stesso vale per questo, soltanto che è molto più nero, quindi più deciso, devo fare una passata sola, mentre quello di Kat Von D ha bisogno di due passate. Altro prodotto per quanto riguarda le ciglia sono queste ciglia finte che io indosso oggi, che sono queste qua. Queste sono delle ciglia professionali in fibra naturale antibatterica all'ossigeno della marca All Bell. Queste mi sono state inviate da un sito, ve lo metto qui, e mi ci sono trovata bene. Io ne ho ricevute due paia, quelle che ho su oggi, che sono quelle un pochettino più vistose, e un altro paio che sono invece un pochettino più naturali, e sono fantastiche perché le mettete e vi dimenticate di averle. Sono molto sottili, sono flessibili, quindi non rimangono rigide come ad esempio quelle che mi hanno inviato dal sito Banggood, e veramente quando le applico io mi dimentico di averle. Passiamo invece ai prodotti per il viso, una scoperta in ambito illuminanti. Questo illuminante di Puro Bio, che è il numero 01, ed è un oro chiaro bellissimo. L'ho detto mille volte, visto così sembra quasi glitterato, in realtà non lo è. È molto molto luminoso, però non essendo glitterato, quando andate ad applicarlo non vi rimangono proprio le pagliuzze sul viso, che per quanto mi riguarda sono bruttine. Sapete che io non abuso con l'illuminante perché non mi piace avere proprio questa striscia qua luminosa, lo stesso sul naso, sull'arco di Cupido. Lo applico in quantità modiche, però lo applico ultimamente, mi piace moltissimo, soprattutto la sera, perché secondo me va a risaltare anche l'abbronzatura, e applicato nelle giuste quantità è veramente un colore pazzesco. Altro illuminante che vi consiglio, che mi sento di consigliarvi, è questo di Mesauda. Questo è l'ultima scoperta che ho fatto tra tutti questi prodotti, perché l'ho ricevuto qualche settimana fa e l'ho provato subito perché mi incuriosiva tantissimo il colore. Questo è il numero 102 e si chiama Rose Gold, infatti è una sorta di oro rosa. Io non amo gli illuminanti che virano al rosa, ma questo mi piace tantissimo, lo indosso oggi. Lo so, non si vede tantissimo perché, ripeto, io non amo stracaricare con l'illuminante, perché non lo so, magari è carino facendo il video, però poi quando esco vedere questa striscia luminosa non mi piace per niente. Mi sono dovuta ricredere anche io, non amando gli illuminanti sul rosa. Questo veramente mi piace moltissimo e lo sto mettendo tutti i giorni, lo stendo anche qui sotto l'arcata sopraccigliare e subito wow, apre lo sguardo, quindi consigliato anche lui. Per quanto riguarda il make up abbiamo finito, adesso passiamo a viso, capelli, corpo eccetera. Questo non è una scoperta, ma è un prodotto che comunque ci tenevo a menzionarvi perché ve ne ho parlato tantissime volte e mi sembrava giusto metterlo all'interno di questo video, ed è quest'acqua micellare di Garnier per pelli sensibili, quella con il tappo rosa. Io sono alla quarta o alla quinta boccetta, questa è da 400 ml e sapete che da quando ho iniziato a provarla non sto più comprando quella di Bioderma, che costa forse tre volte tanto e non ha niente di più di quest'acqua micellare. Sono veramente identiche, toglie tutto, toglie il make up più scuro, quindi smokey eyes, eyeliner, toglie veramente tutto, anche rossetti, tinte per labbra. È veramente un prodotto con cui mi trovo molto molto bene. Sapete che io ho una pelle molto sensibile, quindi gli occhi tendono a bruciare subito con qualsiasi prodotto, se non sto attenta il giorno dopo mi ritrovo gli occhi gonfi perché ho una pelle appunto molto molto sensibile, e con questo non ho mai avuto problemi di questo genere, non brucia, davvero è il prodotto migliore in assoluto che io abbia mai provato per quanto riguarda il supermercato, perché
Io sono arrivata ad un punto in cui ho smesso di provare i prodotti da supermercato per quanto riguarda lo struccaggio, perché tutto quello che acquistavo non andava bene per me, quindi mi bruciava gli occhi, me li faceva diventare gonfi, rossi. Veramente ho smesso e quindi ho detto ok, vado solo in farmacia. E quindi quando ho scoperto questo sono rimasta piacevolmente stupita e lo straconsiglio, perché è un prodotto veramente ottimo per il prezzo che ha, soprattutto non ha nulla da invidiare a quello di Bioderma, anzi secondo me è la stessa formulazione. Passiamo ad un prodotto per capelli, questo lo sto utilizzando molto molto spesso ed è, nonostante ce ne sia ancora tantissimo perché ne bastano pochissime gocce, è questo olio per capelli di Mulac, ai 10 oli se non erro, sì, ci sono un sacco di oli all'interno, tra cui olio di mirtillo, olio di argan, olio di moringa, burro di karité, eccetera, ed è un prodotto che io utilizzo soprattutto per l'impacco prima dello shampoo, quindi vado ad applicare questo olio anche sulle radici, perché io comunque non ho i capelli grassi ma secchi. Lo applico su tutte le lunghezze, tengo i capelli legati con un mollettone, lascio in posa una mezz'oretta, dopodiché vado a sciacquare e vi assicuro che mi basta lo shampoo. Non ho bisogno di maschera, di olio, di balsamo, non ho bisogno di nulla, perché questo olio mi districa alla perfezione i capelli, li lascia molto morbidi e poi ha un profumo che veramente è molto molto buono. È fantastico anche utilizzato sui capelli umidi. Quindi che cosa faccio? Faccio lo shampoo come al solito, non applico balsamo, non applico maschera, tampono i capelli, vado a prendere giusto pochissime gocce di questo olio, lo stendo sulle lunghezze, diciamo da questa lunghezza in giù, e poi pettino e vado ad asciugare i capelli e veramente sono disciplinati, sono lisci, sono morbidissimi, sono luminosi, sono perfetti, quindi è un prodotto per i capelli che vi consiglio assolutamente, così come l'ultimo prodotto di questo video eterno, che è un bagnoschiuma, in realtà è un olio bagnoschiuma ed è questo di Caloderma, è un olio bagno doccia per pelli secche e molto secche, arricchito da olio di karité e olio di mandorle, è fantastico, Gigi lo odia, io lo adoro. Gigi lo odia perché? Perché non è un bagnoschiuma normale, quindi una volta che lo strofinate sul corpo non crea la schiuma tipica del bagnoschiuma, ma essendo un olio bagno doccia è molto corposo, è molto più denso, molto più corposo, ha proprio quasi la consistenza di un olio per il corpo, applicato sulla pelle umida fa giusto quel minimo di schiuma, ma veramente lascia la pelle morbidissima, lascia la pelle profumata, ha un profumo buonissimo di olio di mandorle che non vi sto a raccontare. L'unica cosa è la scomodità della confezione, io mi chiedo perché hanno creato questa confezione con la pompetta così, io preferisco di gran lunga quelle diciamo simili a questa, quindi si apre e si rovescia il prodotto sulla mano, ok. Con questo io devo star qui 10 minuti per far fuoriuscire una quantità giusta di prodotto, però al di là di questo è un prodotto fantastico perché lascia la pelle veramente idratata, morbida. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video lunghissimo, ci tenevo a farvi vedere tutti questi prodotti, a mostrarveli perché sono quelli che veramente utilizzo quotidianamente, se non l'olio per capelli che lo utilizzo giusto una volta alla settimana, però gli altri prodotti li utilizzo veramente molto spesso perché sono tra i miei preferiti di quest'estate. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti top, i vostri preferiti dell'estate con un commentino qua sotto. Io vi mando un bacione grandissimo, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e alla prossima, ciao!